Rivestitevi dell'armatura di Dio per poter affrontare le insidie del diavolo, poiché la nostra lotta non è soltanto col sangue e con la carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori delle tenebre, contro gli spiriti maligni dell'aria. Quella che vogliamo raccontarvi questa sera è una storia che viaggia nel misterioso mondo dell'occulto, alla ricerca delle tenebre nascoste. È la storia di una lotta eterna che da millenni l'uomo combatte contro il male. In quella che da più parti è considerata la capitale italiana del satanismo, attraverso piccoli ma sconcertanti episodi di cronaca, alla presenza delle autorità ecclesiastiche, col supporto di studiosi e ricercatori, questa sera vogliamo raccontarvi la storia di un rito satanico. L'idea di parlarvi di un tema strano, dice San Paolo, dobbiamo lottare, lo sapevamo, ma contro chi dobbiamo lottare? Col demonio. Un male esistente, un male che è persona, un male che non possiamo qualificare una degradazione del bene, è un'affermazione del male, e questo ci fa paura, e dobbiamo avere paura. Quindi è il nemico numero uno, è il nemico, il tentatore per eccellenza. Sappiamo così che questo essere oscuro e conturbante esiste davvero. Ha detto il defunto pontefice Paolo VI, l'avete riconosciuto, durante l'udienza generale di mercoledì 15 novembre 1972. Il diavolo esiste, ha detto il Papa, e contro le forze del male è necessario lottare con tutti gli strumenti a disposizione. Dopo alcuni anni, anche nell'esegesi cattolica si è ricominciato a parlare esplicitamente del demonio, di lui e del pericolo che rappresenta per l'uomo. Sono ritornati poi a parlare più volte il Papa Giovanni Paolo II, la rivista dei Gesuiti Civiltà Cattolica, numerosi libri e molti articoli di giornali. Soprattutto questi ultimi hanno spesso collocato, spesso parlato di Torino come di una città satanica. La leggenda di Torino, città satanica, nasce nell'Ottocento e nasce per una ragione politica molto precisa. Lo Stato risorgimentale, preunitario e poi unitario, in polemica con la Chiesa cattolica, concede a tutte le forme di religione alternativa, dalle sette religiose ai gruppi dell'occulto, una libertà e una tolleranza ignota degli altri Stati europei. Ed ecco che a Torino affluiscono leader di sette religiosi, ma anche maghi, occultisti, talora di fama un po' sulfurea. Questo fatto innegabile viene amplificato dai nemici del governo risorgimentale, in particolare della Chiesa Cattolica, che diffonde in una letteratura polemica l'idea di Torino città diabolica, e insieme anche da una letteratura scettica di tipo razionalista che fa un po' di ironia su questo governo laico e liberale, così pronto però per combattere il nemico cattolico ad aprire le porte della città agli occultisti. A fasi alterne dunque Torino e la magia, Torino e il satanismo sembrano stringersi in un legame sempre più indissolubile. Ma i rapporti tra Torino e le sette sataniche non possono essere relegati nelle pagine dei libri, nei racconti di alcuni ricercatori. Questi rapporti anche oggi sono motivo di preoccupazione per le autorità ecclesiastiche della Curia di Torino. Monsignore, come mai si parla di Torino città diabolica? Ma intanto perché è esploso un discorso sia in occasione delle nomine degli esorcisti da parte del Cardinal Ballestrero, e poi perché il Papa nella sua visita a Torino nel centenario della morte di Don Bosco 1988, sia nel colloquio con i Vescovi a pranzo, sia poi in altri accenni sulla piazza di Maria Ausiliatrice e anche nella piazza Castello al momento del congedo, ha fatto riferimenti al Satana. Ma come mai l'ha fatto venendo a Torino e non andando per esempio a Milano? Ma io credo che intanto...